Dal campo subito un riscontro positivo. Con il punteggio di 22-7, l'SPG Tecfen Fano Rugby ha infatti espugnato all'esordio Falconara, infilando sul binario desiderato una stagione che la chiama a ripetere, e magari a migliorare, la performance con cui, nella primavera scorsa, ha sfiorato la promozione in Serie B. Ancora più incoraggiante, però, l'atmosfera che si è respirata al battesimo della nuova stagione, ospitato nella sede di Tecfen, che dopo aver accompagnato l'impegno del club nell'attività di base, affianca ora SPG, main sponsor della prima squadra per il quarto anno consecutivo. Modalità di lavoro, coralità di sforzi e filosofia gestionale, gli aspetti che hanno ammaliato le due aziende, ma anche gli elementi su cui si fa affidamento per affrontare e superare le difficoltà insite in un periodo che sarà comunque di transizione, perché la riqualificazione del Falcone Borsellino priva della propria casa, lì dove, non a caso, sorge anche quella clubhouse, il cui allestimento ha dato in questi anni l'ideale misura dell'operosità del Fano Rugby. La presa in consegna dell'impianto di Tombaccia offre però l'alternativa, proiettando verso un futuro in cui un movimento, che conta 200 tesserati, potrà essere distribuito e sviluppato su due strutture, favorendo così un ulteriore, importante salto di qualità di chi, fin dalla nascita, ha saputo distinguersi per la capacità di continuare a crescere in maniera sostenibile e sempre restando fedele ai principi di questa disciplina, al centro anche dell'azione di promozione tra i giovanissimi. Sicuramente il nostro intento, come tutti gli anni e come diciamo quasi sempre più o meno siamo riusciti, è quello di mettere un mattoncino in più sia a livello sportivo sia su quello che è fuori dal campo. La caratteristica di quest'anno sicuramente è la componente impiantistica, perché ci sono novità importanti. E abbiamo il campo principale, che è il Falcone Borsellino, che attualmente è in cantiere per la riqualificazione con l'erba sintetica, più verrà rifatta la pista, spogliatoio, quindi diventerà un'area molto bella. Noi ci siamo presi invece un impegno insieme, grazie al comune che ci ha reso disponibile quest'area, per un'altra zona sportiva, che è in località Camminate, con nuovi campi da rugby. Abbiamo avuto sin dall'inizio molta pazienza e ci siamo posti degli obiettivi a lungo raggio, quindi questo ci ha permesso di fare piccoli passi ogni anno. Il messaggio è stato condiviso con tutti i giocatori e famiglie, quindi diciamo tutti stiamo remando dalla stessa parte. È chiaro che il rugby è uno sport poco conosciuto, cerchiamo anzitutto di fare attività a scuola. Grazie anche a Tecfen facciamo tutti gli anni un progetto scolastico di informazione verso tutti i bambini, soprattutto stiamo parlando delle scuole medie, ma se riusciamo anche elementari e superiori, dove andiamo a proporre questa disciplina per far capire cos'è. Non passa quello che è nella realtà, che è uno sport sì duro, ma che in qualche modo alla portata di tutti, è molto importante, dal campo si può trasferire facilmente anche fuori, quindi quello che ti viene insegnato all'interno del campo lo riporti anche nella vita, quindi facciamo un po' leva su queste cose qua. La partenza di Walter Colaiacomo, che ha guidato la prima squadra negli ultimi anni, connotando anche il resto dell'attività, lascia sicuramente un vuoto, ma il suo successore, individuato tra i propri ranghi, è pronto a raccoglierne la preziosa eredità. Cercando di dare una continuità al lavoro che è stato fatto negli ultimi anni da parte del club e del mio predecessore Walter, con cui ho collaborato l'anno scorso e due anni fa, dandoci sostegno a vicenda tra le under e la prima squadra, e quest'anno cercherò di provare a continuare sulla sua strada, con chiaramente l'inserimento delle medie rugbistiche. Il gruppo è lo stesso, quindi abbiamo avuto qualche defezione, ma è subentrato qualche giovane di qualità, quindi cercheremo di continuare sulla buona strada, insomma.